fermamente cristiano. I miei genitori ci hanno sempre tenuto a portarmi in chiesa e la parola del Signore non mancava mai a casa, così come tuttora. Crescendo con l'adolescenza ho vissuto il periodo più distante dal Signore. Rispettavo Dio, credevo in Dio, ma non volevo che ci fosse una relazione tra me e il Signore, volevo che ognuno stesse al proprio posto. Quindi ho vissuto tutto ciò che il mondo offriva, tutti i presunti piaceri, ero alla ricerca di una felicità che, come sappiamo, il mondo non offre. Venivo in chiesa la domenica, facevo la comparsa, e in settimana però vivevo tutt'altro, facevo una vita molto molto distante dal Signore. Ringrazio Dio però che verso l'età di 18 anni da nulla ha costruito qualcosa in me. Ricordo la domenica a fine culto c'era sempre qualche fratello che a turno veniva da me e oltre a evangelizzarmi, a darmi parole di conforto, c'era sempre questo invito alla riunione dei giovani. Devo dire la verità, li ho fatti aspettare parecchio loro e il Signore, però ripeto, da nulla, quell'anno decisi di accettare quell'invito. Era forse un po' per educazione, ma sono convinto che il Signore già stava iniziando un'opera. Così iniziai a frequentare queste riunioni che si tengono il sabato e, anche se non ero assiduo, veramente mi piacevano gli argomenti biblici che si trattavano e per me fu una piacevole sorpresa. Ricordo poi che l'anno successivo ci fu l'occasione di andare a un raduno nazionale giovanile. Vi dico la verità, andai più per il mio pensiero era di fare una vacanza, ma posso dire che il Signore ha mutato ogni mio piano. Vi ricordo che la seconda sera accettai il Signore in quel posto dove si lodava il Signore 24 ore su 24. Veramente per me era impossibile non accettare il Signore. Ricordo quella sera, sentì per la prima volta nel mio cuore una presenza forte e indescrivibile, quella presenza di cui noi tutti siamo innamorati. Vissi una sensazione molto strana perché piangevo a dirotto, mi sentivo peccatore che si perdona al Signore, ma al tempo stesso avevo una grande gioia nel mio cuore. Il Signore era entrato nella mia vita. E posso dire che da quella sera, da quell'anno, il Signore piano piano mi ha cambiato sempre di più, mi ha modellato a suo piacimento. Veramente posso dire che ha cambiato il mio modo di pensare, il mio modo di agire, anche il mio linguaggio. Senza dubbio, dopo la mia conversione, non è stato tutto rose e fiori, ci sono stati dei litigi familiari, ho perso qualche amico che non ha accettato questa mia decisione, ma io non rimpiango la mia scelta. Anzi, ringrazio Dio per quella sera, ringrazio Dio per come ogni giorno posso dire di averlo nel mio cuore. Ringrazio Dio anche per come l'anno scorso ho potuto fare un battinacqua con Lui. Cerco di onorare al meglio questo battinacqua e veramente oggi quando mi reco nella casa del Signore c'è grande gioia nel mio cuore, perché se prima venivo trascinato dai miei genitori, venivo veramente con molta noia, ora veramente corro nella casa del Signore, bravo stare alla presenza del Signore e stare con voi tutti. E cerco di onorarlo e di studiarmi, di piacergli sempre più ogni giorno. A Dio sia la gloria. Marco capitolo 8 dal verso 22. Dio sia lodato per la sua benedetta parola. Alleluia, gloria a Dio. Giunsero a Betsaida e gli condussero un cieco, pregandolo di toccare. Egli prese il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio, gli sputò sugli occhi, pose le mani su di lui e gli domandò: vedi qualche cosa? Egli aprì gli occhi e disse: scorgo gli uomini
perché vedo come alberi che camminano. Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi ed egli guardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: non entrare neppure nel villaggio. Gloria al nome del Signore. Come abbiamo detto altre volte, la parola di Dio è meravigliosa, perché ci racconta storie di opere potenti che Dio ha fatto, e noi siamo incuriositi, siamo presi, affascinati, diamo gloria a Dio. Ma la parola del Signore soprattutto è importante, perché ogni volta vuole parlare sempre alla nostra vita. Allora noi vogliamo, anche se grazie a Dio non siamo dei non vedenti, la nostra vista, anche se abbiamo bisogno di occhiali, però grazie a Dio funziona, però in senso ampio, in senso spirituale soprattutto, noi vogliamo chiederci stamattina: cosa vediamo? Questo è l'argomento della nostra riflessione. Cosa vediamo noi? Vedo gli uomini, disse quest'uomo, come alberi. Il Signore operò nella sua vita, ci fu un, possiamo così dire, un primo miracolo di Dio, ma quest'uomo non vedeva ancora chiaramente. Vedeva dei movimenti, no? Capiva che erano delle persone, ma per quello che riusciva a intravedere sembravano alberi, cioè vedeva in un modo confuso. Noi vogliamo chiederci stamattina, davanti alla presenza del Signore, che tutto può, il Dio dei miracoli, ma che il testo ci dice fa opere complete, e noi vogliamo un'opera completa nella nostra vita. Ci vogliamo chiedere: noi vediamo chiaramente o vediamo in modo confuso? Qual era il problema? Non riusciva a distinguere i particolari. Già è una grande cosa per uno che è cieco riuscire a vedere delle figure, no? Riuscire a vedere dei momenti, dei movimenti, ma lui non vedeva i particolari, i dettagli, non distingueva bene le forme, il significato delle cose. La domanda è: non opera Gesù perfettamente? Gloria a Dio, il Signore opera sempre perfettamente, ma questo dipende sempre dalla nostra fede. Quest'uomo ha ricevuto in parte l'opera di Dio perché doveva crescere la sua fede. Gloria a Dio. E noi ci accorgiamo nella nostra esperienza con il Signore che deve crescere la nostra fede. Gloria al nome del Signore. Molte volte la giusta visione delle cose di Dio viene falsata, viene impedita. A volte non riusciamo a vedere chiaramente perché nella nostra vita ci sono dei problemi, a volte non riusciamo a vedere chiaramente perché siamo presi da sconforto, a volte perché abbiamo dei timori, non vediamo chiaramente con la nostra vita spirituale, a volte non vediamo chiaramente perché abbiamo opinioni sbagliate, c'è bisogno che il Signore ci ammaestri ancora di più, ci corregga. A volte non vediamo chiaramente perché i nostri giudizi sono affrettati, abbiamo bisogno della sapienza che viene dall'alto. Tutti abbiamo bisogno di queste cose e tutti vogliamo dire il continuo: Signore, accresci la nostra fede. Gloria al nome del Signore. Molte volte questo bisogno di vedere chiaramente accade rispetto alla grazia che Dio ci offre. Dio vuole offrirci grazia abbondante, ma noi non riusciamo a ricevere tutto questo come il Signore voleva, una guarigione completa per il cielo, perché deve crescere la nostra fede. Gloria a Dio. Il Signore ci ha fatto delle promesse meravigliose. Gloria a Dio. Il Signore vuole provvederci sempre tutto il suo aiuto. A volte
chiediamo al Signore, diciamo: Signore, perché non operi? Oh, se noi riuscissimo a vedere quello che nella mente di Dio. Dio ha dei piani, dei programmi perfetti. Se noi gli diamo la possibilità, Dio farà in noi cose gloriose al di là di quello che noi pensiamo e che possiamo immaginare. Quindi non dobbiamo preoccuparci come se Dio non ci ama abbastanza o non è molto attento alle nostre cose. No, assolutamente, noi dobbiamo preoccuparci di dire: Signore, fa crescere la nostra fede. E come abbiamo detto tante volte, abbiamo ormai imparato tutti, perché la fede cresca non bisogna dire: Signore, fa crescere la nostra fede, ma bisogna aprire la parola di Dio e meditarla continuamente. Cosa vedi? Cosa vedi quando ti trovi ad affrontare i tuoi mille problemi? Chi è che non c'ha problemi, anzi là? Nessuno, vedete, c'è un uditorio attento a questo. Mentre affrontiamo i nostri problemi, noi dobbiamo chiederci: che cosa vediamo? Vi ricordate quando Lazzaro era ammalato? Non c'era stato nulla da fare. Si era aggravato e a un certo punto era morto. E in particolare Marta e Maria, quando videro Gesù, pensarono che Gesù era arrivato troppo tardi. Questa era la loro missione. Loro vedevano così: Gesù è arrivato troppo tardi. Vedevano bene? Non vedevano bene. Quante volte noi pensiamo che il Signore non è arrivato, o se sta arrivando, sta arrivando troppo tardi. Signore, ormai è troppo tardi. Signore, aiutaci a vedere chiaramente. Gloria al nome del Signore. Quando Gesù disse: togliete via la pietra dall'ingresso della tomba, loro sbalordirono. Erano in difficoltà perché non avevano la giusta visione di Dio. O potremmo addirittura, è un po' una forzatura, ma per capirci, potevano addirittura impedire il miracolo. Che pensate? Cioè, potevano dire: ma quando mai? Cioè, torniamo. No, Signore, non si può fare questa cosa. Noi non vogliamo vedere le condizioni di nostro fratello che da quattro giorni sta là, non sa già. Potevano impedire addirittura. Fratelli, noi a volte possiamo impedire l'opera del Signore nella nostra vita. Fratelli, tante volte il Signore non risolve i nostri problemi non perché non lo vuole fare, non perché non lo può fare, perché Lui è il Dio dell'impossibile, perché Lui ci ama di un amore eterno, ma perché noi non abbiamo una chiara visione delle cose di Dio. Signore, siamo al quarto giorno, dice Marta, egli puzza già, non c'è speranza, è troppo tardi. Ma Gesù gli dice: non te l'ho detto, se credi vedrai la gloria di Dio. Tutti noi vogliamo vedere la gloria di Dio. Ma per vedere la gloria di Dio, fratelli, abbiamo bisogno che l'opera del Signore sia completa nella nostra vita, sempre più abbondante, e che i nostri occhi siano aperti. Abbiamo bisogno di avere la visione di Dio. Dio opera nella nostra vita se noi abbiamo la visione di Dio. E diciamo anche che molte volte noi possiamo essere strumenti nelle mani di Dio, sì, ma se abbiamo la visione di Dio. Signore, continua ad aprire i nostri occhi, gloria a Dio. Tante volte
I problemi, le prove sono vere e proprie battaglie. E mentre noi combattiamo le nostre battaglie, abbiamo bisogno di vedere chiaramente. Che avremmo fatto noi, ritrovandoci nei tempi biblici in mezzo a Israele, quando il gigante Golia venne a sfidare il popolo del Signore? Consideriamo due uomini, Saulo e Davide. Il gigante Golia, sia per l'uno che per l'altro e per tutti, era comunque alto più di 3 metri. È chiaro? Non è che per Davide era 2 metri e per Saul era 5 metri. No, era sempre, è stato più o meno calcolato, 3 metri. Un elmo di rame che tutti vedevano ugualmente, una corazza di 60-80 kg, immaginate che ergumeno era questo qua, una spada di oltre 7 kg e una lancia con una punta, solo la punta della lancia, di quasi 10 kg. Era uno che terrorizzava. Però ci fu una grande differenza tra Saul e Davide, perché in Davide emerge il segreto di una vita dove c'è una fede viva. Non solo il gigante era uguale per tutti e due, ma Saul era un uomo alto, forte, era soprattutto il re di Israele, doveva essere un esempio. E sicuramente dal punto di vista umano, forse per sotto certi aspetti, era più preparato per guerreggiare. Davide era più preparato per la sua fede. Lui aveva affrontato il leone e l'orso e non aveva paura di affrontare un gigante così grande, grosso e attrezzato, perché era convinto di una cosa, che al suo fianco c'era il Signore della vita. Fratelli, come affrontiamo noi i giganti? Come affrontava Saul? O come li affrontava Davide? Che cosa vedi? Qualcuno ha detto, mi colpì anni fa questa cosa, che la differenza era che Saul lo vedeva in piedi, 3 metri e dispari. Saul lo vedeva steso. E tanto che era grosso, ma doveva essere steso? 1 metro, ma non penso che a terra era più di 1 metro. Signore, dacci la tua visione. Fratelli, le battaglie sono difficili, le prove, le difficoltà non ci mancano, non sono facili da attraversare, ma noi abbiamo il Signore. Vogliamo dire al Signore prima di ogni cosa, perché guardiamo sempre ai problemi, a tutto ciò che accade, alle persone, guardiamo a Lui. Signore, aprimi gli occhi. Amen. E poi noi potremo affrontare ogni battaglia, e per questa fede viva, forte, che era presente nella vita di Davide, noi possiamo essere più che vincitori. Gloria al nome del Signore. Vogliamo manifestare con l'aiuto del Signore questa fede, che parlando di vedere in un modo, vedere in un altro, sicuramente ci porta anche a un altro episodio biblico che riguarda Eliseo, Gehazi e Esibi. Anche lì è molto bello quello che ci riporta il testo biblico. Una mattina il profeta di Dio si alza insieme al suo servitore, il servitore si affaccia e vede l'esercito dei Siri. E vedeva solo l'esercito dei Siri. Ed era scoraggiato, ed era avvilito e si sentiva perso.
pensava al peggio, ma Eliseo, che era un uomo di Dio, vedeva qualcos'altro e disse: Signore, ti prego, apri gli occhi al mio servo. Quando il Signore aprì gli occhi di Gehazi, egli vedeva sempre l'esercito dei Siti, perché erano lì, ma vedeva anche un'altra cosa: vedeva l'esercito del Signore, che era molto più grande dell'esercito dei Siti. Signore, apri i nostri occhi. Fratello, che vedi? Sorella, che vedi? Vedi solo i problemi e le difficoltà? Le vedi insormontabili? Ti sembra che tutto è perduto? Ci abbiamo una grande capacità noi, che riusciamo a vedere tutti i problemi nel dettaglio, e riusciamo a vedere, lo dico così, tra virgolette, permettete, siamo in famiglia, riusciamo a vedere il diavolo e riusciamo pure a sentire il diavolo. Ma guardate che cosa, vero? Quando il diavolo ci parla, noi lo ascoltiamo benissimo, ci scoraggia, ci avvilisce, ci intimorisce, e facciamo difficoltà invece a vedere il Signore e a sentire il Signore. È vero o non è vero, fratello? Lo dico così, è una cosa brutta, sapete quando mi è antipatico a me il diavolo e anche a voi. Però è verità. Signore, aiutaci. Signore, aprici gli occhi. È vero, i problemi ci sono, ed è vero, il nemico è sempre all'opera e ci scoraggia, ci accusa, fa di tutto per distruggerci. Ma noi possiamo vedere il Signore. E possiamo vedere chiaramente che Dio è sempre pronto ad operare in modo efficace nella nostra vita e a farci vedere, realizzare appieno la sua gloria, perché Dio risponde sempre alle nostre preghiere. Gloria a Dio. Gesù rispose a queste preghiere, Gesù rispose alle aspettative del cielo. In prima fase successe una, diciamo, piccola cosa, anche se fu una grande cosa, no, ma non risolutiva. Ma poi ci fu ancora, perché permesso dalla fede del cielo, l'intervento potente di Gesù, e vedeva tutto chiaramente. Dice: il Signore mi ha salvato. Gloria a Dio. Ma il Signore deve operare nella mia vita e nella tua vita. Ancora oggi lo dovrà fare, anche domani, perché abbiamo ancora bisogno di essere aperti gli occhi per vedere sempre più chiaramente. Allora Gesù ci farà scorgere tante realtà, tante verità che un tempo noi non riuscivamo a vedere. A volte, fratelli, sembra quasi che siamo arrivati, che abbiamo capito tutto, e invece non abbiamo capito nulla, quando abbiamo ancora bisogno di crescere, di capire da parte del Signore. Gli occhi del cuore possono essere aperti completamente dal Signore, e lui ci farà capire, come dice l'Apostolo Paolo agli Efesini, a quale speranza egli v'abbia chiamati, quale sia la ricchezza della gloria della sua eredità nei santi, e qual sia verso noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Fratelli, spero che anche voi come me ogni tanto vi chiediate: ma che cosa ho capito? Invece di dire: io ho capito tutto, dice: Signore, ma che cosa ho capito? Quando viviamo vicino al Signore, quando ricerchiamo veramente la faccia del Signore, quando ci consacriamo di più al Signore, quando leggiamo e meditiamo la Bibbia, la nostra domanda è sempre questa: Signore, ma che cosa ho capito? E lì Dio opera. Signore, fa qualcosa di potente nella nostra vita. Fa che noi possiamo sempre vedere
che quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Fa che noi possiamo sempre avere la piena convinzione che colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. Gloria al nome del Signore. Eliseo credeva che il Signore non lo avrebbe mai abbandonato ed era accertato da Dio con una visione chiara. Signore, accresci la nostra fede. Fa che noi, nonostante pericoli, circostanze avverse, problemi di ogni genere, possiamo avere sempre forte nel cuore la certezza che tu non ci lasci, non ci abbandoni, che possiamo sempre dire con piena convinzione, come diceva l'apostolo Paolo: io so in chi ho creduto. Gloria al nome del Signore. Nelle battaglie noi dobbiamo sempre ringraziare Dio che ci dà la vittoria in Cristo. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo di Cristo. Io ho vinto il mondo. Signore, dacci una visione chiara. Cosa vedi? Dove è arrivata la nostra conoscenza del Signore? Quando è grande la nostra fede, non cadiamo, fratelli, nelle delusioni, nello sconforto, nell'avvilimento, perché non onoriamo il Signore. Permettiamo a Gesù di toccare i nostri occhi e guarirci. È importante anche realizzare che dopo quello che accade in prima, questo cieco non si è scoraggiato, non si è avvilito, non ha detto: pensavo di guarire completamente, invece vedo ancora tutto confuso, vabbè, me ne vado. No, è rimasto lì, è rimasto con Gesù, ha parlato con Gesù, ha permesso a Gesù di incoraggiare la sua fede e alla fine è stato guarito completamente. Oh, fratelli, se riscontriamo nella nostra vita che i risultati sono pochi, sono mediocri, non ci dobbiamo preoccupare, nel senso che ci facciamo scoraggiare a venire dal nemico. Ma se tu dici: Gesù, abbi pietà di me, tu che hai iniziato l'opera tua, porta a compiere. Signore, non ho tutta questa fede, non ti ho permesso di fare quello che tu sicuramente avresti voluto fare, però sono qui ancora e credo, mi affido nelle tue mani. Vi ricordate come quell'uomo: Signore, io credo, lo disse subito, parlo chiaro con sincerità, ma sovviene alla mia incredulità. E il Signore sovviene, il Signore ci aiuta, il Signore ci viene incontro in due volte. Questo cieco è stato guarito. Non l'avremmo mai immaginato, come sicuramente i discepoli che vedevano Gesù guarire i ciechi in una volta sono rimasti un po' perplessi. Ma il Dio grande, misericordioso, fratelli, che abbiamo conosciuto, è pronto a fare l'opera sua completa nella vita di ognuno di noi. Stamattina vogliamo essere incoraggiati. Molto probabilmente tutti noi possiamo dire: Signore, da tanti anni che ti conosco non ho capito nulla, ma questo non ci scoraggi. Signore, io so che tu puoi fare molto di più nella mia vita, so che tu puoi abbondare l'anima mia, sono sicuro che tu puoi farmi vedere la tua gloria. Voglio aprirti ancora di più il mio cuore, accresci la mia fede, opera, Signore, affinché il tuo nome possa essere innalzato, glorificato. Chiamiamo i nostri padri. Gloria a Gesù, alleluia.